Marcello Antonelli, Ponte del Cielo, il centrodestra era e resta contrario, ma in queste ore state pensando anche a qualcosa di diverso, qualche atto maggiormente significativo. Di cosa si tratta? Noi abbiamo evidenziato in una nota che proprio oggi abbiamo trasmesso agli uffici comunali competenti, nonché all'Agenzia del Demanio, alla Direzione Marittima, alla Sovrintendenza dei Beni Architettonici e anche all'Agenzia delle Dogane, in cui segnaliamo una serie di vizi che questo progetto ha rispetto al piano demaniale comunale. Sostanzialmente il progetto è in contrasto palese e stridente con almeno 5 commi del nostro piano demaniale comunale. Pertanto chiediamo a questi enti in sede di conferenza di servizi di sottolineare questi aspetti e bloccare il progetto, che è confliggente anche con quella linea che ispirò il maestro Cascella quando realizzò la nave famosa, omonima nave, chiedendo l'eliminazione della balaustra, proprio perché voleva che ci fosse un rapporto diretto tra la nave e il mare. Il Ponte del Cielo è confliggente con questa impostazione ed è un altro vizio enorme di cui la sovrintendenza soprattutto credo dovrà occuparsi nelle sedi opportune. Un'azione credo assolutamente dovuta da parte nostra, proprio perché non possiamo immaginare che la nostra riviera venga completamente snaturata rispetto a quelli che erano gli obiettivi immaginati 15 anni fa.